Lords of the Fallen è solo un clone di Dark Souls? In base alla nostra prova, la risposta è no. Ne sapremo di più in fase di recensione, ma per ora andiamo alla scoperta di questo mondo spettrale. Prima di proseguire, iscrivetevi al canale per supportare il nostro lavoro. L'avvento della divinità malvagia Adir è stato scongiurato dalle gesta eroiche di Arkin, un paladino che ha sottomesso l'Orda intenta a resuscitare il nemico dell'umanità. Il tramonto dell'esercito oscuro non segna però la fine di Adir, che potrebbe rimanifestarsi per portare il mondo alla rovina. Per evitare la sciagura, le Hallowed Sentinels restano vigili a guardia della pace, alla ricerca di ogni possibile indizio che potrebbe annunciare il ritorno dell'entità. Dopo numerosi anni, però, i sussurri del dio malvagio hanno corrotto alcuni tra quelli che avevano giurato di combatterlo, permettendo alle forze del male di depredare ancora una volta Axiom, in attesa dell'ascesa di Adir. L'ultima speranza dell'umanità risiede nel campione scelto dalla chiesa di Orius, che si oppone agli adepti con una speciale lanterna capace di unire il mondo di Axiom a quello dell'aldilà. La storia ci trasporta dunque a 1000 anni di distanza dagli eventi raccontati dal primo Lords of the Fallen, facendo di questa seconda iterazione un autentico sequel, ma soltanto sul piano narrativo. Il sistema di combattimento veloce, seppur ragionato, ci è parso ben lontano dalle movenze pesanti che avevano caratterizzato il precedente capitolo. Dopo aver modellato il nostro guerriero attraverso un editor dalle numerose opzioni di personalizzazione, siamo chiamati a scegliere una delle svariate classi disponibili. Ciascuna è caratterizzata da un background personale e culturale diverso, ma soprattutto da statistiche iniziali ben definite. Avendo a disposizione un tempo limitato con la build di prova, abbiamo approntato un combattente che garantiva sin dall'inizio un approccio aggressivo alle lotte. Armati di uno spadone enorme, senza la zavorra di uno scudo, ci siamo lanciati nelle fasi iniziali per testare strategie basate su agilità e movimenti fulminei. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi sia in merito alla responsività dei comandi, sia per quanto concerne la fluidità delle battaglie. Le prime aree di Lords of the Fallen sono popolate da nemici ben poco pericolosi, utili per prendere confidenza con la varietà delle combo disponibili. C'è poi un primo mini-boss dai pattern d'attacco facilmente riconoscibili, in una lotta veloce che lascia trasparire la volontà del team di virare verso un'azione frenetica. Resta possibile affrontare gli scontri come una partita a scacchi, parando e schivando per poi colpire al momento più opportuno, eppure Lords of the Fallen sembra ammiccare ai giocatori più aggressivi, mettendo in bella mostra la barra della stabilità dei nostri avversari. Ferire i nemici con costanza e parare i loro colpi all'ultimo momento utile porterà a spezzare la loro guardia e a esporli a mosse in grado di danneggiarli pesantemente. Anche senza l'uso di uno scudo è infatti possibile proteggersi dagli assalti delle creature, ma l'impatto non viene assorbito completamente e si ripercuote sulla vitalità del protagonista. Il giocatore però ha ancora una possibilità di recuperarla rispondendo subito all'aggressore. La salute persa con gli attacchi parati è visualizzata con un segmento grigio che sostituisce quello rosso e si può riguadagnare mettendo a segno pochi colpi. Se i nemici dovessero ferirci quando abbiamo la guardia abbassata, l'intero segmento recuperabile verrebbe cancellato. L'offensiva degli sfidanti però ha un'alta leggibilità e la finestra in cui eseguire il parry è ampia. Queste caratteristiche premiano di certo gli utenti più aggressivi. Inoltre, la pesantezza dei colpi è resa soddisfacente dalle animazioni del nostro guerriero e degli avversari, che reagiscono in accordo con gli attacchi subiti. I movimenti legati alla corsa e al salto, invece, non hanno saputo convincerci allo stesso modo, almeno per ora. Anche il profilo sonoro ci ha lasciato con delle perplessità. Tra rumori di colpi poco gratificanti e musiche ambientali senza mordente, non riesce ad immergere completamente i sensi nel mondo di gioco. La caratteristica più personale dell'opera di CI Games risiede nella gestione delle morti e, di conseguenza, della sconfitta. In caso di dipartita, infatti, non si ritorna subito al checkpoint più vicino, ma si viene catapultati nel mondo di Amral, un al di là dal quale è possibile riemergere toccando le vestigia, l'equivalente dei celebri falò. Soltanto perire in questa realtà alternativa comporta un vero fallimento, con tanto di esperienza accumulata che viene lasciata sul punto di morte. Il mondo di Amral è l'equivalente spettrale di Axiom, una sorta di purgatorio abitato da esseri sofferenti che compongono le stesse pareti e pavimenti delle stanze. Malvagia e per nulla adatta ad un essere vivente, questa realtà lascia sfogare una direzione artistica più ispirata rispetto alla controparte principale del gioco, la quale, almeno nelle prime ore, propone gli scenari abbastanza classici di una foresta e di un castello in rovina. Sul fronte grafico andremo a esporci soltanto con il titolo completo tra le mani. La build che abbiamo provato era vecchia, e infatti non ci è parsa in grado di mostrare i muscoli di Unreal Engine 5 a causa di effetti particellari ridotti all'osso. Lo sforzo di ricreare una dimensione spettrale è reso evidente da scorci inquietanti, fatti di scheletri e morte.
I continui lamenti e il cambio di tonalità, con il grigio cadaverico a sostituire la variegata natura di Axiom, contribuiscono ad alimentare un leggero senso di disagio. Umbral, però, non è soltanto un luogo da cui scappare a gambe levate. La disposizione degli ambienti, dei nemici e dei personaggi secondari non cambia con lo spostamento ad Umbral, ma alcune piccole differenze rendono indispensabile esplorare questa realtà, assumendosi il rischio di combattere senza una rete di sicurezza. Molto spesso, infatti, l'avanzamento in Axiom è reso impossibile da una porta chiusa o dal crollo di un muro che sbarra la strada, mentre in Umbral potremmo trovare una scala o un passaggio libero attraverso cui poter aggirare gli ostacoli. La lanterna custodita dal nostro eroe non permette solo di saltare in questo purgatorio a piacimento. Gli consente di sbirciare la versione spettrale dell'ambiente circostante prima di entrare nell'aldilà, così da scovare delle differenze suggerite da uno sciame di falene che aleggia in un punto preciso della mappa. Questo espediente sembra poter rendere più intricata e interessante l'esplorazione e spinge a curiosare e cercare con attenzione in giro per Umbral alla ricerca di strade, oggetti nascosti e frammenti di lore. Passeggiare tra gli spettri, quindi, potrebbe sembrare la modalità più semplice per arrivare spediti alla fine del percorso, ma non è così. Il nostro eroe sarà costantemente assalito da fantasmi e mostruosità che compaiono dal nulla, con una pericolosità che aumenta con il passare del tempo trascorso in questa dimensione. Nella nostra prova, questi avversari hanno reso a tratti ansiogena l'esplorazione. Gli sviluppatori hanno però tentato di bilanciare questa sensazione di pericolo con la promessa di grandi ricompense. Trascorrere il tempo ad Umbral aumenta il valore di un moltiplicatore che permette di ottenere una quantità maggiore di esperienza. La lanterna permette di interagire con alcune zone dell'ambiente, attraendo piattaforme su cui poter saltare o eliminando barriere che ostacolano il percorso. In realtà è necessaria anche durante gli scontri, con un'abilità che gli sviluppatori dovranno assolutamente bilanciare se vogliono che Lords of the Fallen mantenga un grado di sfida appagante. Il Soul Flay permette di separare l'anima dei nemici dal loro corpo fisico, che si troverà momentaneamente immobilizzato mentre noi potremo massacrare la sua forma spiritica. Per utilizzare questa skill bisogna spendere una carica Soul Flay, che però è facilmente riottenibile durante l'esplorazione di Umbral. Parliamo di un talento che potrebbe rendere triviali molti scontri, perché annichilisce tutte le creature comuni e causa danni ingenti anche ai boss che non ne sono immuni. Un'altra meccanica propria della lanterna è quella legata ai parassiti che proteggono alcuni avversari. Certi rivali sono invulnerabili ai nostri attacchi ed è perché un parassita invisibile agli occhi li sta proteggendo dal mondo di Umbral. Prima di poterli danneggiare, dunque, è indispensabile illuminare la stanza con la lanterna alla ricerca di questi fastidiosi scudi ultraterreni. Una volta scovati, bisogna eliminarli assorbendoli nella fiamma del grandioso strumento, mentre il nemico di turno tenta di sopraffarci indisturbato, e soltanto dopo si può passare al contrattacco. Questa trovata ha reso ben più stimolante la lotta con un mini boss che altrimenti sarebbe stata banale. Le ore iniziali non spiccano per varietà dei nemici, ma sono soprattutto i confronti con le minacce principali ad aver mostrato alti e bassi. Ad esempio abbiamo affrontato una guerriera alata che nella seconda fase della lotta ha sguainato lame magiche, senza che questo ci obbligasse a cambiare la nostra strategia. Dopo alcuni miniboss poco ostici, alcuni più ispirati di altri, abbiamo però concluso il nostro soggiorno ad Axiom combattendo contro una gigantesca mostruosità che occupava un'ampia porzione dell'arena. Ci ha lasciato ben più speranzosi circa l'effettiva varietà degli scontri. Ci auguriamo che le numerose abilità a disposizione sin dall'inizio e le potenti magie, che purtroppo non abbiamo potuto testare a causa della natura introduttiva della prova, non finiranno per attenuare troppo il livello di sfida. L'ultima fatica di CI Games sembra approcciare il variegato universo dei Souls-like a modo proprio, con l'introduzione di una seconda vita e un gran numero di trovate per aiutare il giocatore a superare le numerose battaglie che lo attendono. L'esplorazione è resa stimolante dalla presenza di un mondo parallelo che nasconde insidie e possibilità, tra oggetti segreti da scovare, pezzi di lore e scorciatoie che facilitano il cammino. Inoltre, il feeling aggressivo delle battaglie differenzia il nuovo Lords of the Fallen non solo dal suo prequel, ma anche dagli altri esponenti della categoria. Se gli sviluppatori sapranno bilanciare a dovere il tasso di sfida, potremmo trovarci di fronte ad un Souls-like indicato ai neofiti del genere. Welcome, Dark Crusader.